morte di Alex Marangoni, familiari convinti che sia stato ucciso da un partecipante al rituale sabato a Marconlutto cittadino per i funerali del 25enne, parla l'avvocato del conte, proprietario dell'abbazia. Emerge un nuovo inquietante messaggio di Turetta a Giulia Cecchettino: ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi. Il difensore spiega perché il 22enne ha scelto di rinunciare all'udienza preliminare. Violenta lite in famiglia tra padre e figlio a Caldogno, il ragazzo impugnato un coltello ha sferrato una serie di fendenti al genitore, il 19enne è stato arrestato per tentato omicidio. In 500 a Udine al corteo silenzioso in ricordo di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese ucciso con un pugno dal trevigiano Samuele Battistella mentre cercava di sedare una lite. Ritrovato poche ore fa in un campo dai carabinieri il coltello utilizzato per minacciare alla morte mamma e figlio di 5 anni durante il folle sequestro di Borgoricco. Alpinista belga di 42 anni è morto stamattina precipitando dalla ferrata Lipella alla Tofana del Roses nel comprensorio delle Dolomiti d'Ampezzo, la quarta vittima sulla montagna veneta in meno di una settimana. È nata a Bassano ma vive a Padova e pronta a trascorrere un anno di servizio civile universale in Africa dopo la laurea in filosofia. Chiara Bordignone andrà in Tanzania con Medici con l'Africa QAM. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Noi cominciamo con le notizie, la cronaca in primo piano, l'avete sentito dai nostri titoli, la morte di Alex Marangon, sabato i funerali a Marcon sarà lutto cittadino, l'appello dei genitori: vestitevi colorati come voleva Alex. Quello che ho detto sin dall'inizio però è che sia necessario e opportuno identificare i responsabili e riconoscere la verità, perché questo è un atto, secondo il mio punto di vista, doveroso non solo nei confronti della famiglia ma nella memoria di Alex e di tutte le persone che volevano bene a Alex. Quindi la verità prima di tutto. La verità prima di tutto, dice il sindaco di Marcona Matteo Romanello, confermando il lutto cittadino per sabato in occasione dei funerali di Alex Marangon che si terranno nella chiesa parrocchiale a ridosso del centro alle 10 del mattino. Accompagniamo Alex con abbigliamento colorato come lui avrebbe voluto, l'appello dei familiari nell'annuncio funebre, dove viene anche riportato un pensiero del 25. Celebriamo la vita rendendole grazie per la bellezza che sta dentro e fuori di noi, con gli occhi e il cuore colmi di amore. Sarà un viaggio indimenticabile, sarà il viaggio di una vita che non ha mai fine. Queste le parole di Alex, che rivelano ancora una volta la sua sensibilità e purezza d'animo. Davanti all'epigrafe e al sorriso del giovane, il cuore di tutti è gonfio, tante anche le domande. Conosco la zia di questo ragazzo e sono veramente in un momento difficile e speriamo veramente che si scopra la verità, perché questo ragazzo non meritava di fare una brutta fine così. Solo la verità, perché ormai purtroppo lui è da lassù che ci guarda e quindi senza dubbio la verità deve venire a galla. Zio Fio, un giovane, insomma, si pensava a tutto, ma non a sta fine qua. Purtroppo. Osserveremo il lutto cittadino, assolutamente. Massimo rispetto, insomma, soprattutto alle famiglie. Sono pienamente d'accordo col sindaco, è per chiedere giustizia, perché non si può soprassedere a una cosa così importante, insomma, come quella che è successo, grave. Comunità di Marcon che prima del rito funebre potrebbe già mobilitarsi. C'è un gruppo di cittadini che vuole sostenere appunto questa fiaccolata. Io ho dato la massima disponibilità anche per la realizzazione di tutte le pratiche burocratiche connesse. Ovviamente stiamo attendendo un riscontro da parte della famiglia, che si è giustamente chiusa nel silenzio in queste ore, e quindi insomma siamo pronti eventualmente a ricordare venerdì con una fiaccolata Alex, e sabato i funerali, e ci aspettiamo veramente tanta presenza e basta. Parla l'avvocato Cesare Dalmaso, amico del proprietario dell'abbazia Santa Bona di Vidor. Nessuna telecamera. Non c'è nessun indagato e quindi le persone informate sui fatti non hanno diritto ad un avvocato. Tiene a precisarlo l'avvocato Cesare Dalmaso, amico del conte Alberto da Sacco, proprietario dell'abbazia di Vidor, dove è avvenuta la tragedia di Alex. Il legale ripercorre quel terribile giorno, quando il 25enne di Marcon si è allontanato e poi è scomparso. Il conte stava dormendo, quando alle 6 del mattino è stato svegliato perché il ragazzo era svanito nel nulla ed è stato proprio lui a chiamare i carabinieri. È il primo che pretende sia fatta chiarezza
per il buon nome della famiglia, ma anche per la sua proprietà, per dove vive. È il primo che vuole avere delle risposte. E quindi mi ha chiesto, in qualità di amico, ovviamente, sapendo anche il lavoro che faccio, di supportarlo in questa tragedia. Sulla dinamica di questo dramma il Conte sembra essere convinto. Il Conte pensa che sia stata una caduta accidentale. Certo è che dopo i risultati dell'esame autoptico ogni pista viene vagliata dagli inquirenti, tanto che è stato deciso un ulteriore sopralluogo degli investigatori all'abbazia Sant'Avona di Vidor. Indagini serrate del nucleo investigativo dei carabinieri guidato dal maggiore Giovanni Truglio assieme ai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Quanto alla presenza di telecamere. C'è una telecamera? Ci sono? No, le telecamere risultano in centro a Vidor. Quindi nell'abbazia e fuori dall'abbazia non ci sono telecamere? Su questi eventi organizzati all'abbazia l'avvocato Dalmaso spiega. Era un evento che era stato organizzato in occasione della venuta in Italia di questo famosissimo curandero. Sul curandero arrivato dal Sud America, il legale spiega che questa figura nei loro paesi è scritta in alcune liste particolari, una sorta, dice, di albo. Sono persone che praticano questo tipo di medicina alternativa, la chiami come vuole, ma sono iscritti a un albo e si fanno sempre comunque assistere anche da un medico. Su Andrea Zuin, l'organizzatore dell'evento, il legale termina. È una persona stimata. Femminicidio di Giulia Cecchettin. Parla la difesa di Filippo Turetta e spiega perché il 22enne ha scelto di rinunciare all'udienza preliminare. Intanto emerge un nuovo inquietante messaggio. Mettiti in testa che o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi, scriveva così Filippo Turetta in un messaggio WhatsApp inviato nel febbraio 2023 a Giulia Cecchettin e recuperato dal cloud della giovane. La pretesa ossessiva di laurearsi con Giulia non accettava che la 22enne fosse più avanti di lui e forse vedeva nel percorso universitario un modo e il pretesto per continuare a stare con lei e cercarla. Agiva per riconquistarla ed era convinto di riuscirci. Anche questo messaggio agli atti dell'inchiesta a carico dello studente di Torreglia che affronterà il processo per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione. Filippo Turetta comparirà davanti al giudice della Corte d'Assise di Venezia già a settembre, quando inizierà il processo per l'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il 22enne di Torreglia ha rinunciato all'udienza preliminare che era già stata fissata per la prossima settimana. La decisione è stata comunicata dal collegio difensivo di Turetta, composto dal professor Giovanni Caruso e dall'avvocato Monica Cornaviera, che spiegano la decisione della 22enne. Con la sua scelta Filippo Turetta rinuncia definitivamente alla possibilità di un eventuale sconto di pena all'esito del giudizio di fronte alla Corte d'Assise, qualora la Corte ritenga non configurabili, nel caso di specie, le aggravanti che invece oggi vengono contestate all'imputato. Il processo si preannuncia quindi più veloce, senza risentire tutti i testimoni. La difesa ha anche escluso la richiesta di una perizia psichiatrica. Filippo Turetta, rinunciando all'udienza preliminare, rinuncia anche alla possibilità di chiedere il giudizio abbreviato e quindi lo sconto di un terzo della pena anche per gli altri reati che sono oggetto di contestazione, quale per esempio il sequestro di persona e l'occultamento di cadavere. Filippo Turetta in questi mesi ha intrapreso un percorso di elaborazione del gravissimo reato commesso e chiede solo di avere una condanna giusta, dicono i suoi legali. Turetta ha iniziato a prendere maggior consapevolezza di quanto ha commesso e intende pagare prima possibile, ed è anche questo uno dei motivi che l'hanno indotto a rinunciare all'udienza preliminare, perché rinunciando all'udienza preliminare abbrevia i tempi del processo. Quindi Turetta vuole pagare la pena giusta, la pena che sarà ritenuta equa dal suo giudice. A Caldogno ora violenta lite in famiglia, un ragazzo 19enne ha sferrato una serie di fendenti nei confronti del padre, è stato arrestato.
E ora rinchiuso nel carcere San Pio X di Vicenza il ragazzo di Caldogno che domenica, al culmine di una lite con il padre, ha afferrato un coltello da cucina e ha inflitto una serie di fendenti al capo e al collo del genitore. Lucas Meggiorin, 19 anni, resta in attesa della decisione del giudice, che dovrà ora confermare l'arresto con l'accusa di tentato omicidio del padre, il 59enne Guido, che solo fortunatamente non ha subito ferite letali. I carabinieri erano intervenuti subito a seguito della segnalazione dei vicini nell'abitazione di Via Barco in centro al paese, dove pare le liti non fossero rare. Non sono note le ragioni della discussione tra padre e figlio. Il ragazzo, che sarebbe ora in stato di shock rinchiuso nella casa circondariale, risulta attualmente disoccupato. Un evento che ha scioccato anche la comunità di Caldogno, dove la famiglia è conosciuta e ben inserita. Guido è stato presidente della squadra di basket del paese. Una famiglia tranquilla, una famiglia serena. Ecco, quello che è successo appunto lascia sgomenti, speriamo appunto che non ci siano delle conseguenze. Io non ho notizie certe, ma sembra appunto che le lesioni siano delle lesioni abbastanza, diciamo, tra virgolette superficiali. Quelle che non saranno superficiali appunto il disagio che è stato dimostrato in questo frangente da un ragazzo di 19 anni e che quindi come amministrazione, ma era una famiglia non seguita dai servizi sociali, ma come amministrazione siamo vicini alla famiglia tutta, compresa il ragazzo, e siamo a disposizione appunto per cercare appunto di aiutare quelle che possono essere delle situazioni di fragilità. Vi facciamo vedere la foto di Erika Boldi, la ragazza di 26 anni trovata morta nel canale Tartaro a Vigasio, Verona. È morta per annegamento, questo l'esito dell'autopsia sul corpo. La ragazza originaria di Mantova, 26 anni, il cadavere è stato ripescato l'altro ieri e notato da un passante. Ci vorranno invece alcuni giorni per sapere i risultati delle analisi tossicologiche. Secondo quanto si è appreso, non sarebbero state riscontrate ferite o segni di violenza fisica. L'ultima immagine della giovane è quella di una telecamera poco dopo le due a Villa Franca di Verona. Sul caso c'è comunque un fascicolo aperto della Procura Scagliera per omicidio. Ci spostiamo a Udine, in centinaia per il corteo silenzioso in ricordo di Shinpei Tominaga. Verrà per tutti, soprattutto per i giovani. Io non ho figli, ma sono qua anche per le mie nipoti, perché non è possibile che non si può girare per il centro liberi, questo assolutamente. C'è un po' di senso civico, è importante che noi siamo presenti per far sì che chi di dovere si comporti in maniera adeguata e trovi delle soluzioni anche ferme, anche dure. Anni di Padova, abito vicino al Duomo, sapevo che era una città tranquilla, sono venuto in pensione qua per vivere in maniera tranquilla, mi auguro altrettanto. Sì, io sono di un'altra generazione. Ho vissuto un'altra Udin e con i nostri genitori, i nostri vecchi che hanno costruito questo paese. L'aspetto da considerare che se qui non prendiamo in mano la situazione per tempo, se questi signori responsabili non prendono in mano la situazione per tempo, diventa veramente difficile poi far rientrare. Almeno 500 persone hanno partecipato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 luglio al corteo silenzioso organizzato da Udine Sicura dopo la morte di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese di 58 anni, residente da tempo nel capoluogo friulano, freddato da un violento pugno sferrato da Samuele Battistella, 19enne originario di Marino di Piave, nella notte tra il 21 e 22 giugno scorsi in pieno centro a Udine. Una marcia che ha coinvolto tutti i semplici cittadini anche da fuori, senza distinzioni politiche, che da piazzale 26 luglio ha raggiunto la loggia del Lionello. Il momento più toccante è la deposizione di una corona e fiori davanti alla porta di casa di Tominaga. Poi la seconda parte con l'intervento di Federico Malignani, che dal palco ha rimproverato la giunta comunale di immobilismo e sordità in tema sicurezza. Non sanno cosa dire dall'inizio, da quell'inizio di 10 mesi fa, nei quali ci siamo presentati, abbiamo trovato nell'amministrazione comunale un interlocutore che sembrava ascoltarci, abbiamo avuto un bel incontro in via Grazzano, ci hanno spronato, ci hanno detto bravi, ci hanno detto che facevamo un'azione meritoria e di continuare.
Convalidato l'arresto per il 33enne albanese che venerdì scorso aveva sequestrato una connazionale di 26 anni e suo figlio di 5. È stato ritrovato questa mattina dai carabinieri di Borgo Valsugana nella zona di Val Brenta il coltello utilizzato da Tari Ardair per sequestrare lo scorso 5 luglio per ora una 26enne connazionale con cui aveva avuto una relazione il figlioletto della donna. Ieri a Trento il 33enne albanese è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari per l'udienza di convalida. Il barbiere di Silea è rimasto in silenzio, non ha fornito spiegazioni. Il giudice ha convalidato la custodia cautelare in carcere e ha chiesto il trasferimento del fascicolo di indagine alla procura di Padova competente per territorio. Ardair ha sequestrato la donna a Borgorico e poi ha iniziato la fuga fino a Grigno in provincia di Trento, dove è stato fermato dai carabinieri che li avevano seguiti dopo l'allerta lanciato dal marito della 26enne. Tari Ardair, difeso dall'avvocato del foro di Treviso Sara Scattolina, era già stato condannato per atti persecutori nei confronti della 26enne ed era uscito di prigione lo scorso 1 maggio. Al suo legale, che ha incontrato in carcere a Trento prima dell'udienza di convalida del fermo, avrebbe detto di non aver mai avuto intenzione di uccidere la donna. Il 33enne però era ossessionato dalla 26enne e non aveva mai accettato la fine della loro relazione. Aveva anche piazzato dei GPS sotto la sua auto. Nella sua macchina inoltre aveva fascette da elettricista usate per immobilizzarla, una mazza da baseball, il coltello con cui ha minacciato la 26enne, lanciato in un'area boschiva lungo la Valsugana, era l'unico a mancare ancora all'appello, ma dopo il ritrovamento da parte dei carabinieri le indagini proseguono. Un alpinista belga di 42 anni è morto questa mattina precipitando dalla ferrata Lipella alla Tofana di Rozes nel comprensorio delle Dolomiti d'Ampezzo. L'uomo era impegnato nell'escursione con la compagna slovena. Entrambi attrezzati stavano salendo quando lui è scivolato per una cinquantina di metri. A dare l'allarme al 118 un soccorritore che stava salendo per caso la ferrata. Sul posto è volato Falco 1 del suo M118 di Pieve di Cadore con l'equipe medica e un militare del soccorso alpino delle Fiamme Gialle. La vittima è stata recuperata e trasportata al rifugio di Bona per essere affidata al carro funebre. È la cultura della vita che deve cambiare partendo dalle scuole, a dirlo il segretario della UIL, che ribadisce con forza il concetto all'indomani dell'ennesimo incidente sul lavoro. I dati del Veneto sono anche, come posso dire, non belli, ma danno un senso che il lavoro che facciamo funziona. Ma non basta, non si arriva a nessuna parte così. Quando siamo tutti d'accordo vuol dire che bisogna partire dalla base. La base sono le scuole. O creiamo la cultura della vita partendo dalla formazione, dalle elementari alle persone, un'oretta per spiegare la sicurezza, le cose, anche nel giocare, nella vita quotidiana, nel prendere un coltello in mano in casa, eccetera, non andremo da nessuna parte. È la cultura che deve cambiare. Ne è convinto il segretario della UIL, che ribadisce con forza il concetto all'indomani dell'ennesimo incidente sul lavoro nel veneziano. Due giovani operai di origine egiziana sono rimasti coinvolti martedì pomeriggio nel crollo parziale di una muratura all'interno di un'abitazione all'incrocio tra via Parolari ed Elicona a Zellarino, dove era in corso una ristrutturazione. Lavori iniziati da circa una settimana con fondi del PNRR, committente Insula SPA. Ad avere la peggio un operaio 23enne ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Mestre per i traumi da schiacciamento subiti, mentre il secondo, di 24 anni, ha riportato fratture e contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. La squadra che lavora nel cantiere si stava occupando della ristrutturazione dell'edificio dove verranno realizzate abitazioni per categorie fragili, quando il muro interno al primo piano sarebbe parzialmente crollato andando a colpire i due giovani operai. La cultura della vita la devono imparare tutti, ma soprattutto il lavoratore. Dico sempre, il lavoratore è maturo nel momento in cui, quando si vede in pericolo, riesce a fermarsi e sa che può chiamare qualcuno che lo tutela. Se non vede il pericolo, oppure lui è il primo che evita di mettersi una misura di sicurezza per lavorare più velocemente, perché far bella figura o perché sente le pressioni da parte del datore di lavoro per farlo, abbiamo fallito. La cultura della vita parte da qua. Il lavoratore, l'azienda, ma soprattutto chi sale su un'impalcatura, chi va in un campo e così via, deve avere la consapevolezza di quello che gli sta succedendo.
Sei anni dopo la tempesta Vaia riaprono i serrai di Sottoguda, il lungo canyon di 2 chilometri devastato dalla furia del vento e dell'acqua, un intervento da 11 milioni di euro portato avanti dalla regione attuato da Veneto Acque. L'inaugurazione dell'attesa riapertura del sito si svolgerà il prossimo 29 luglio e successivamente i serrai saranno aperti per le visite fino a fine settembre. L'opera è stata realizzata da un gruppo di 7 imprese bellunesi. E ora la storia, la solidarietà di Chiara Bordignon. Chiara, tu hai 25 anni e hai deciso di intraprendere un'esperienza con il QAM che ti porterà dove? In Tanzania, in particolare a Dar es Salaam e poi a Tosamaganga. 25 anni, originaria di Bassano, una laurea in filosofia in tasca, Chiara Bordignon è una di 9 giovani che trascorreranno un anno di servizio civile universale in Africa con il QAM tra Etiopia, Mozambico, Angola, Sierra Leone e appunto Tanzania. Il volto sorridente, Chiara Bordignon, spiega così la sua scelta. Ho fatto questa scelta un po' per mettermi alla prova, un po' per capire anche quale potrebbe essere una direzione da prendere poi nel mio futuro professionale, e il servizio civile è un po' capitato e quindi abbiamo un po' colto al balzo questa palla. La scelta del QAM è una scelta di familiarità e di prossimità. Tanti volontari dell'ONG Medici con l'Africa a Bassano, a Padova la sua residenza è vicina a quella di via San Francesco del QAM. L'Africa nel cuore del QAM, il QAM nel cuore dell'Africa, dove l'ONG opera in 8 paesi tra i più poveri al mondo. In Tanzania, in particolare, il QAM è presente dal 1968 con 100 operatori impegnati a dare supporto a 40 strutture sanitarie dalla parte delle mamme e dei bambini per combattere la malnutrizione, l'HIV, la malaria. Un'esperienza da cui Chiara si aspetta molto. Mi aspetto di stravolgere tutte le mie aspettative, nel senso che penso sia molto difficile immaginarsi qualcosa di così distante, di così diverso da quello a cui siamo abituati, quindi spero che ci sia un po' uno sconvolgimento, spero e mi aspetto di imparare tante cose, di poter mettere in gioco anche delle capacità o delle competenze che magari qui è più difficile tirare fuori, e niente, di imparare qualcosa degli altri e di me. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata e arrivederci.